Don Ennio, prima si è detto che l'andrangheta, ma penso in generale le mafie, sono un po' come una tela senza ragno, in che senso? Sì, assolutamente sì, quella relazione di Rocco Sciarrone ci ha aperto gli occhi su questo fenomeno, ci ha fatto capire la portata, soprattutto gli intrecci, soprattutto il significato più ampio, no, di signoria territoriale, che l'andrangheta, pur essendo ormai diventata una sorta di davvero quasi una multinazionale, potremmo definirla così, per quegli introiti che noi non riusciamo neanche minimamente a immaginare, no? Che riesce comunque a produrre grazie al traffico di stupefacenti, grazie anche a questa capacità straordinaria di entrare nell'economia legale, no? Attraverso fondi evidentemente che provengono da attività illecite, no? Il potere sociale, si diceva, oltre che quello economico. Ha questo potere sociale che custodisce gelosamente, perché è questa la sua forza, non è tanto la forza economica quanto piuttosto il radicamento e i legami sociali che contribuiscono a far sì che l'andrangheta rimanga un'organizzazione criminale saldamente fondata su un determinato territorio, in questo caso la Calabria, no? Ma evidentemente è estesa anche altrove, però è questo il luogo sorgivo, è questo il luogo in cui l'andrangheta continua a mantenere ancora questa signoria territoriale e questi intrecci e questo capitale sociale. È un'impressione oppure rinascita Scott, il processo non può essere paragonato da un punto di vista sociale o meglio sociologico a quello che fu il maxi processo a Palermo? C'è in Calabria un senso di appartenenza nei confronti di questo processo? No, ci sono due cose totalmente diverse, perché lì c'era il gotha della mafia siciliana, no? Qui invece c'è una parte dell'andrangheta che è quella prevalentemente, no, che fa riferimento a un territorio quale quello vibonese, con i Mancuso, principali esponenti di questa prepotenza mafiosa, e le altre 23 indine satellite, no, che comunque collegate direttamente o indirettamente ai Mancuso. Il processo invece celebrato, importante, è gotha, perché per la prima volta sono emerse quegli intrecci, no, che l'andrangheta è riuscita, no, a intessere a partire dalla prima guerra di Ndrangheta cosiddetta, quindi dopo gli anni 70. L'andrangheta è entrata nella massoneria e attraverso di essa quindi nel potere, diciamo così, politico e istituzionale. Per cui gotha finalmente ha messo in evidenza questo potere, no, dell'andrangheta, per cui è un processo molto molto importante e la sentenza di gotha è una sentenza molto molto importante. E un'ultima cosa, il tuo ultimo libro parla della storia di un imprenditore coraggioso e non a caso però si intitola nonostante tutto, perché in realtà, come spesso avviene purtroppo, poi vengono lasciati soli ed è importante accompagnarli anche e soprattutto dopo le denunce e dopo i processi. È un po' uno stato dell'arte, ancora non si riesce a cambiare questo stato delle cose. No, devo dire che ci sono buoni segnali, no, di una crescita e soprattutto di una mobilitazione delle coscienze, anche se ancora non è diffusa quando dovrebbe. Però testimoni come Cascasi, che nonostante tutto resistono, nonostante tutto, cioè, non solo riferito all'andrangheta, ma anche a quelle istituzioni colluse con le quali ha dovuto fare i conti. È una storia di resistenza e di resilienza, perché nonostante tutto lui è rimasto in Calabria, no? Pur avendo attività diffuse in diverse parti d'Italia, però ha preferito rimanere lì, a continuare a combattere da solo per circa 20 anni e continua ad investire anche nella sua Vibo, nella sua terra di Calabria, perché è un uomo che ama la nostra terra, la terra di Calabria, e quindi non solo vuole rimanere, ma vuole rimanere anche per combattere, per continuare a combattere.